E ben ritrovati nel mio canale. Come avrete capito dal titolo, oggi vi faccio vedere come realizzo io le candele con la cera di soia, visto che me l'avete chiesto in tanti sotto nell'ultimo video, ma anche in direct in Instagram. E così ho pensato di realizzare subito questo video, così vi potete cimentare al più presto con la realizzazione delle candele in cera di soia, che sono facilissime da fare. Vediamo subito cosa ci occorre. Primo fra tutti, la cera di soia. Questa l'ho comprata su Amazon e Scaglie, il pacco è da 1 kg. Poi si possono realizzare le candele sia riutilizzando, perché vedete, si può riutilizzare anche tante cose che abbiamo in casa, dei barattolini come questo. Questo io l'avevo comprato all'IKEA, ma potete utilizzare anche dei barattolini di conserve, di marmellate, insomma, chi più ne ha più ne metta. E per questo tipo di candele vi occorrerà anche lo stoppino. Io l'ho preso già con la sua base, anche questo su Amazon, e anche un adesivo che dovrete mettere in fondo al barattolo, tanto poi lo faremo insieme. Poi, se decidete invece di fare le tarte, quelle che si mettono nel brucia essenze, vi occorreranno degli stampini. Anche qui potete recuperare quello che avete in casa, basta che siano in silicone. Io ho recuperato questi dei muffin, li avevo comprati all'IKEA e ho fatto queste tarte. Eccole qui. Però potete usare anche degli stampini, per esempio per i cioccolatini, e io ho adoperato questi. Queste sono più piccoline a forma di cuore, invece queste hanno varie fantasie. Vi faccio vedere. C'è questa, già ve l'avevo fatta vedere nell'ultimo video, guardiamo se si vede. Si vede qualcosa? Sì, dai. C'è questa a forma di rosa. E poi ci sono questa. E questa. Eccola qui. Però il bello è che si possono andare a recuperare anche delle vecchie tazze, come ho fatto io. E io ho realizzato questa. Anche i fiori e questa. Se volete andare a decorarle anche con i fiori, vi occorreranno anche i fiori secchi. Anche questi li ho comprati su Amazon. Poi, se volete andare a profumarle, potete usare gli oli essenziali o se no le fragranze. Io ho optato per questa seconda scelta perché è la prima volta che ho fatto le candele e sinceramente gli oli fragranza costano meno degli oli essenziali e già questo era un punto a loro favore. E poi perché gli oli essenziali sono più volatili e perdono la loro profumazione prima nel tempo, sicché ho pensato che gli oli fragranza andassero meglio per me e ho preso quello alla rosa ed è quello che utilizzeremo oggi. Questo è quello alla lavanda, profumatissimo, e poi c'è quello al sale rosa dell'Himalaya. Anche questo non avevo mai sentito il profumo del sale rosa ed è davvero ottimo. E penso di avervi detto tutto. No, non vi ho detto tutto, perché servirà anche una bilancia per pesare la soia e le fragranze. E poi allora, fare le candele è semplicissimo, però cioè, io ho visto dei video dove non stavano attenti a questa cosa, invece altri lo fanno e io ho deciso di stare attenta alle varie temperature, sia alla temperatura che bisogna far sciogliere la cera, il momento, la temperatura giusta per andare a mettere i nostri oli essenziali nella cera e poi
anche la temperatura giusta per andare a colare la cera. Sembra una cosa difficilissima, ma non lo è per niente. Basta munirsi di un termometro, sicuramente in tanti ce l'avrete già in casa. Io no, penso di essere una delle poche che non lo aveva ancora in casa. Per pochi euro l'ho comprato sempre su Amazon, così siamo sicuri che andremo a fare tutti i passaggi nel momento giusto. Penso ora davvero di avervi detto tutto, sicché mettiamoci subito all'opera. Come prima cosa vado a pesare la cera di soia, io ne ho pesati 200 grammi, così vi potete regolare anche sulla quantità di candele che avete visto che sono venute a me, e poi la vado a mettere in un pentolino di acciaio inox, che è un materiale ottimo per far sciogliere la nostra cera. Poi vado a pesare i miei oli, le mie fragranze. Il loro peso deve essere tra l'8 e il 10% del peso totale della cera. Fatto questo, vado a far cuocere, a far sciogliere a bagnomaria la mia cera e intanto preparo le cose che mi occorrono per dare poi forma per realizzare le mie candele. Vado anche a mettere lo stoppino dentro al barattolino di vetro, mi aiuto con il nastro biadesivo e così è semplicissimo andare a attaccarlo sul fondo. E poi in dotazione, insieme al sacchetto degli stoppini, c'era anche, io lo chiamo il fermastoppino, che è di aiuto, di grande aiuto nel momento in cui bisogna andare a colare la cera. Di tanto in tanto vado anche a girare con un cucchiaio la cera che si sta sciogliendo e evitando così che si formino dei grumi. Deve raggiungere la temperatura dei 90 gradi, sicché con il mio termometro ogni tanto andrò a misurare anche la temperatura. Una volta che la cera si è sciolta, la tolgo dal fuoco. E deve scendere a 70 gradi, sicché con un cucchiaio mescolo un po' di tanto in tanto, così aiuterò la cera a sciogliersi, a raffreddarsi prima. Arrivati a 70 gradi, sicché ogni tanto controllo con il termometro, e come ho detto, arrivati a 70 gradi posso andare a mettere i miei oli facendoli scendere nella cera in maniera uniforme, né troppo piano né troppo veloce, e continuo a girare. Bisogna girare almeno 20-30 volte. Se poi girate anche per un minuto, aiuterete gli oli a amalgamarsi meglio con la cera sciolta. Una volta che ho girato per far amalgamare gli oli essenziali, la cera deve scendere ancora di temperatura, sicché controllo con il mio termometro e deve raggiungere i 55 gradi, che è la temperatura ottimale per far colare poi la cera negli stampini. Cerco di scaldare un po' il barattolino approfittando del vapore dell'acqua calda e poi vado a colare la cera. Per gli stampini in silicone non c'è bisogno questo passaggio di scaldarli. E così vado a colare la cera in tutti gli stampini. Se volete aggiungere dei fiori secchi, allora negli stampini per le tarte io li metto direttamente sul fondo degli stampini e poi colo la cera. Per quelle in tazza o in barattolo aspetto che sulla cera si sia formata una leggera patina bianca e vado a mettere i miei fiori. Le candele sono pronte, siamo a dire la verità al giorno dopo perché io le lascio sempre solidificare almeno 24 ore per
prima di andare a toglierle dai loro stampini se si tratta di tarte, o se no, prima di andare a tagliare lo stoppino. Io almeno 24 ore le lascio passare, levarle dagli stampini in silicone. È facilissimo perché sono morbidi, basta andare a tirarle fuori, e queste sono le tarte, quelle che ho fatto negli stampini per i muffin. Poi ci sono i cuoricini, queste sono piccolissime, e poi ci sono le altre tarte. Vediamo un po', insomma, si vede un po' così così, comunque con tutte le varie forme. E poi c'è lei con le roselline al suo interno. Mi raccomando, aspettate, ecco, come ho detto, di vedere un po' di patina bianca, così siete sicuri che il risultato verrà ottimo. E prima ho tagliato anche lo stoppino, così lei si può chiudere e la sua fragranza rimarrà a lungo. Avete visto, è davvero semplice fare le candele con la cera di soia. Io non comprerò più candele, me le farò da me. Ho detto che tra le varie cose che servono anche un termometro. Io la bilancina, quella di precisione, ce l'avevo, però costa davvero pochi soldi. Se riesco vi metto tutti i link qui sotto, così se volete acquistare tutto l'occorrente per fare le candele avete già i link. Io ho preso tutto su Amazon, e comunque sì, è una piccola spesa che si fa all'inizio, ma sono davvero pochi soldi. Però ci ritroviamo poi anche del materiale che ci durerà per tanto tempo, a parte la cera di soia. E come ho detto, io non comprerò più candele già pronte e sarò ben lieta, ben contenta di prepararne anche per poterle regalare, magari andando a personalizzarle a seconda del periodo, della festa o anche del motivo per il quale le vado a regalare, anche in base ai gusti delle persone. E niente, io e le mie candele concludiamo qui il video. Spero che il tutorial vi sia piaciuto e che farete anche voi delle candele. Vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!